Riccardo, mi collego a quel che tu dicevi all'inizio. Io sono indignato dalla mancanza di sentimenti in questa città. Sono indignato perché, nonostante tutti dichiarino di avere profondo amore e rispetto per la città, questo non è vero. C'è bisogno di riscoprire quei sentimenti che creano, fanno, danno vita e valore a una comunità solidale, a una comunità vicina che condivide degli obiettivi. Manca amore in questa città, manca coraggio in questa città. Tutti dicono che l'ama luoghi comuni, che sono sempre falsi alla prova dei fatti, perché ci si nasconde di dietro. Che quando l'amore deve diventare azione, manifestazione di impegno, questo sparisce subito. L'unico impegno possibile in questa città è sentir brontolare il famoso bulmino. Non si va da nessuna parte. La situazione di grave degrado d'anima, di anima di questa città, è legato proprio a questo, alla mancanza di coraggio da una parte, perché siamo tutti con la pancia piena, o perlomeno molti con la pancia piena, e da quell'altra con la mancanza di impegno e di desiderio di costruire un futuro migliore. La decadenza di Viareggio, che è una città bellissima e che ha delle potenzialità immense, è legata alla decadenza della cultura di questa città, della cultura umana, della cultura sociale, della cultura con cui basta dire una parola che sembra diventata magica, si fa per il sociale. Tutto giusto, non è vero niente, andiamoci al fondo di queste cose. Cerchiamo di capire quali sono le ragioni del malessere e del disagio di rapporti, di persone, di famiglie, di bisogni, di prospettive, di lavoro, di sicurezza, di uomini, di donne, di bambini, che in questa città non c'è più. Non c'è più, sono indignato di questo. Grazie.